Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Anche quest'anno ci sono state delle parole, in alcuni casi dei neologismi, che hanno tenuto banco sui media nazionali ed internazionali. Repubblica ha provato a chiedere qual è la parola che ha maggiormente caratterizzato il 2016. Le faccio l'elenco: affittopoli, ammartare, Black Friday, Brexit, burkini, ciaone, comunarie, fertility day, foreign fighter, petaloso, referendum, sindaca, sisma, stepchild adoption, webete. Qual è stata secondo lei la parola dell'anno tra queste? Brexit. Come mai? Penso che sia significativo. Probabilmente c'è un qualcosa che non ha funzionato a livello della comunità europea. C'è qualche stato che non ci ha creduto. Quindi in questo caso l'Inghilterra. Quindi penso sia quella più significativa, quella che più mi ha colpito. In un certo senso mi sembra di capire che comunque per lei sia stata anche la notizia in generale più significativa dell'anno. Penso di sì, poi vabbè, al di là di quello che è successo in Italia, delle tragedie che si sentono, delle notizie negative, che quelle comunque segnano sicuramente, segnano anche il clima natalizio, questo sì. Pensare anche quella, ecco, insieme con le altre. Allora, non me ne ricordo una, partiamo dal presupposto, ma scelgo petaloso. Perché petaloso? Perché è bellissimo. Inventato da un bambino, tra l'altro, per indicare qualcosa di molto carino, molto bello. E ricordo bene anche questo. Avrei scelto anche Brexit, comunque va bene così. Dai. Come mai Brexit? Sì, mio fratello viveva a Londra, quindi ci ho vissuto anche io e insomma, diciamo che secondo me è una delle cose che ha fatto più scalpore in questo 2016, secondo me. Se dovessi chiederti un commento sulla scelta degli inglesi? E qua dovremmo parlare per ore, quindi però secondo me sono davvero molto furbi e molto astuti, quello è secondo me quello che penso realmente sugli inglesi, anche perché vogliono restare fuori dall'Europa, comunque i loro interessi li fanno con tutta l'Europa, quindi secondo me... Quindi secondo te Brexit è stata una scelta petalosa? Petalosa, esattamente, sì. Petalosa, secondo me è petalosa. Come mai petalosa? Ma è così, proprio per il suono della parola che secondo me identifica bene questo periodo abbastanza confuso. Tra l'altro è nata da un bambino questa parola. Nata da un bambino, sì, infatti, fantastico. Ecco, non ho altro da aggiungere. Petaloso è una parola che secondo te andrebbe inserita di diritto nel dizionario oppure rimarrà una moda di questo 2016? Spero che rimanga una moda di questo 2016, speriamo tutti. Perché non vorresti che ci fosse nel dizionario. Ecco, esatto, mettiamola così.